Chi è il dottor Dog, colui che organizza e architetta tutto ciò? Vieni Timosci, sempre lui. Come sta? Buongiorno, saluti a tutti, fianco. Buongiorno a casa, buongiorno. È venerdì, eccoci qua, siamo di nuovo qua. Che bello, è il momento più bello della settimana. Per te. Allora, sempre lui. Come stai? Vieni, ciao, ciao, ben trovati, buongiorno a casa, saluti a tutti. È lui che fa i provini, che seleziona i cani, che si inventa le prove. E siamo arrivati al Dog Factor. Buongiorno Vieri, è venerdì. Buongiorno, ben trovati. E tornano protagonisti i cani. Buongiorno a casa. Il primo talent per animali, ideato, condotto e movimentato dal nostro dottor Dog, Vieri Timosci. Del nostro dottor Dog. Buongiorno a tutti, buongiorno a casa. Educatore. Eccoci qua, venerdì, siamo di nuovo qui. E ideatore di prove. Prove fantastiche, quasi olimpioniche. Quasi olimpioniche, lo sapete, ogni settimana. Una cosa. E a proposito di prove, sì. Che dovranno fare? Beh, pulire casa oggi. Dare una pulizia. Prima l'aspirapolvere, adesso oggi i cani fanno un po'. Allora, oggi quale prova affronteranno i concorrenti? Allora, oggi abbiamo costruito il nostro bellissimo labirinto, che già conosciamo dall'anno scorso, oggi con una particolarità, che abbiamo messo delle trappole di bocconcini. Trappole dei... Trappole, per modo di dire, punti dove il cane si fermerà e dovrà... E non dovrebbe. E poi, i padroni dovranno essere bravi a condurre il loro cane, però dall'esterno, ecco, quindi usando entrare, il linguaggio del corpo e usando, motivandoli. Far percorrere il labirinto, esatto. E cercare di distrarli dai wurst. E oggi la particolarità è che abbiamo due cani di avanzata età, tutte e due, anche abbastanza grandi, quindi molto importante, ricordatevi, quando avete dei cani un po' vecchiotti, fateli muovere, perché il movimento fa molto molto bene, fondamentale. Cosa dovranno fare? Allora, oggi, intanto per incominciare, molto importante appunto quando si parla di rapporto, quando facciamo qualcosa con i nostri cani, facciamolo in un modo molto gentile, quindi vedrete oggi che useremo dei bocconcini per aiutare i cani. Con i bocconcini siamo tutto. In Italia, sappiamo che la corruzione assolutamente, risolve, assolutamente, basta avere il bocconcino giusto. Si tratta di usare il naso. Uno dice, ma come usare il naso? Il cane già lo sa usare il naso. Sì e no. Quando sono piccoli bisogna veramente aiutarli, insegnargli a usare il naso. E quindi oggi avremo una prova particolare dove i cani dovranno trovare delle salsiccette nascoste, siccome abbiamo due cani molto diversi, e che poi adesso fra poco vediamo, e sarà molto divertente. I cani, i concorrenti, anzi veramente solo i loro cani concorrenti, dovranno aiutare i loro cani a passare attraverso questi ostacoli umani. Che sono degli estranei, che sono essenzialmente degli estranei, e questo simula una situazione che possiamo incontrare al ristorante o in un posto affollato, dove il cane si deve sentire a suo agio, ed è il compito del padrone sempre stargli vicino e sempre aiutarlo a superare queste situazioni. Oggi particolarmente difficile questa cosa, perché uno dei due cani, la femminuccia, sta per andare in calore e l'altro mi sa che è un po' innamorato, però adesso fra poco li vedremo. Infatti la guarda con l'aria sì, con quest'occhio languido Allora, eccoli qua, Salvatore con Ider e Monica con Kid. Eccolo qua. Poi quando si vedono si fanno. Kid, quanto ha detto che hanno? 7 mesi, quindi molto molto giovane. Invece Hillary, che è un nome che adesso conosciamo molto bene, perché diventerà presidentessa in America, oppure presenterà oppure sposerà un calciatore. Oppure sposerà un calciatore, esatto. Ma queste mute? Cioè, Zoe arriva, ma è un po' in ritardo perché le zampe sono più corte, ci vuole un po' più di tempo per arrivare. Allora, sono un Border Collie, che è un pastore inglese, lo sappiamo, è un Basset Hound, che è un cane che ha le orecchie più lunghe delle zampe. Guarda, guarda che roba. È bellissimo. Molto agili tutte e due, benissimo. Avete capito la prova? Come si dice, l'età è esperienza, come ci insegna Stefano Orlando. Anche il cane dovrebbe avere imparato a interagire con il proprietario. Si spera di sì, se dopo 8 anni non interagisce bene, allora è meglio cambiare padrone. Allora cominciamo, vai. Ok, vi preparo la prova. Vieni, prepara come la prova. Come vi ho detto, la prova consiste in... Vediamo se riesce a trovare la salsiccetta. Sì, allora, passettà un danno. Abbiamo un buon qui naso. Tre ciotole con tre imbuti. Il cane dovrà andare lì, tira su l'imbuto con una zampa e con l'altra zampa e una forchetta. No, dovrà trovare la salsiccetta. Ho messo queste scope e la prova sarà passare, fare lo slam una volta in qua e poi ritornare, senza far cadere le scope. Ok, e allora, sempre le prove, come sempre, saranno giudicate. Saranno sempre più difficili, quindi e anche seguiteci. Quest'anno, alla fine, 1.000 euro in croccantini. Una montagna di croccantini. Allora, vediamo subito. Lei è seduta qui, come al solito avete un minuto di tempo.
qui ci sono dei busterini e lei mi sta per aggredire per questa cosa. Questi li mettiamo qua. Ok, le sarà due difficile trappole. Non farla sei pronto, fermare. Un minuto di tempo, slegala. Se salta, che succede? Se salta, salta, la riporti stai indietro stai fermo, e fagli fermo. Fare il labirinto, mi raccomando, guidandola da fuori. Qua, 3, 2, 1, via. Vai, vai, molla, molla pure. Vieni qua, vieni qua. Ricordati, sei un cane da slitta, non sei un cane da zoppo. Vai dalla mamma, vai dalla mamma. Vai, brava. Eccola qua. Non guardare, non guardare. Veramente non dovrebbe mangiare questi. No. Però, che facciamo? Facciamo fare il pranzo. Musa, vieni qua. Infatti, scusami, passami. Musa, mi ci ha mai chiamato perché ce n'erano altri. Vai via. Certo, bisogna insegnare a questi cani a non mangiare le cose. No, Musa. Tutto. Vieni qua. Sono finiti, vieni sono finiti. Musa. Musa. Scusa, Musa, scusa. Andiamo. Musa. Andiamo. Guarda, corri in Musa. C'è più niente. Esci. Esci. Benissimo. Ok, Musa, è finito. Musa non capisci perché ha fatto questa cosa, però dice, però buona sta prova. Ha fatto la pausa. Bene, voi due uscite. Prova più o meno riuscita. Quando vedo voi andate a Iside e Dea. Siamo pronti, come al solito. Dea. Le distrazioni no. Non ti no, fa beh, fai che così, non la provoca. Via, partito il tempo. Ma il padrone deve star fuori, sì? Il padrone deve uscire dal labirinto, vai. Vieni, vai. Molto carina questa pacca sul sedere che lei gli dà. Diciamo io da qua sono entrato. Mi piacciono i musicisti, si vede che... No, non andare, quelli non hanno una linea, non ce l'hanno niente da mangiare. Dai. Hai visto? Eccola qua. Vai, aiutala. Quelli, aiutala da fuori, però, attenzione, da fuori. Okay, da fuori. Vieni, Dea. Vieni qua. Brava, Dea. Di qua. Eccola qua. Qua. Non uscirà mai più. Visto che brava? Ma complimenti, un applauso, bravissima. Bene, voi due rientrate. Bravi, tutte e due, tutte e quattro. Beh, devo dire... Bene, va bene. Devo dire bene, certo, questo aspirapolvere qui... La distrazione è... Io vorrei vedere, facessero passare te in un labirinto che nell'angolo c'è, che ne so... Michel Lunziker, per esempio. Fermo subito, c'è e allora, vedo. Vediamo la giuria. La fa uscire. È l'uscita? No. E Hillary dice, ma perché devo andare dall'altra parte? Perché ho guardato, hai tronciato. Vediamo un po'. Io riesco. Vuoi entrare? L'utilità di entrare qua, il bocconcino è qua. Ogni volta mi dai da mangiare nella ciotola, adesso nel tunnel non capisco, dove siamo, in autostrada. Voi due uscite... Tutte e due sono pastori, solo lui è tedesco, invece lei è inglese, quindi un po' più signorina. Siamo pronti? 3, 2, 1, vai! Vai! Allora, vai. Cerca! Aiutala con la mano, abbassati, aiuta il bocconcino, aiutala con la mano, ecco, va, bravo. Quindi, non tirarla da guinzaglio, è molto importante a casa, amici. Non tirate i vostri... Mi sa che non piace quello lì, vediamo un po'. Quello le piace. L'altro... Sì. Aiutala un attimo, alza un po' l'imbuto che lei non ce la fa. E la là, ok, vediamo gli altri. Vabbè, vai avanti. Vieni, cerca qua. Zoi, vai di là. Ecco. Rinascondiamo. Complimenti, applauso, ma che bravi che sono. Vediamo di allora, qua, vediamo qua. Vediamo un po'. L'ha già trovata? L'ha trovata? No, non ancora, mi sa di no. No, sta girando. Sta girando? Però brava perché riesce a girare l'imbuto e bravissimo. Ha trovato. Oh, in 30 secondi, È stata un fulmine. Questa è fame nera. Un fulmine. Questo è proprio benissimo. Ok. Ecco qua, è ritornata a Zampalunga. Bene, ci siamo. Allora, questa parte. E adesso è arrivato il momento cruciale. La parola. La responsabilità è vostra. Ok. Allora, sentiamo. Se venite da noi, ecco Pericle. Tamara. Con Tamara, buongiorno. Vieni Tamara. Annalisa con Prince. E Annalisa con Prince. C'è forte disparità di taglia fra i due. Leggermente, però ma complimenti. Molto bravo. Che velocità e che percorso netto come si dice. Grazioso, proprio. Che grazie. Però lo teneva un po' il voi due uscite. Voi due uscite. La giuria e ha adesso preso nota di ritorna Annalisa con Prince. Bene, ma lo teneva bene. Allora Prince, però non c'è un piccolo problema di taglia. Io direi che queste scope non possono essere. Ma noi abbiamo pensato anche a questo, e abbiamo preso delle scopette altezza di Prince. Vieni qua, vieni. Va bene, Prince, ti piacciono queste qui? Guarda che carine. Guarda. Se lo scegli. Slega la belva, slega. Vai, 3, 2, 1, via. No, ok, no, qua. Ciao, Mary. Ferro da stiro. Ciao, Prince. Dove vai, Prince? Noi siamo qua, eh?
Ciao Prince, ciao. Evaso. Addio. Prince, torna da noi. No. È che Prince è un cane molto timido. Con calma, con guardate per il bowling tempo, però. Se c'è tempo la faccio vedere l'esercizio. No, non far vedere. No, scusa, il tempo ce l'abbiamo. Allora vieni, dai, rimettiamo le scoppine. Vieni. Mangia. Dopo Principessa, dopo che tutto un anno ci hai seguito, sai farlo benissimo, perfettamente. Vediamo, 3, 2, 1, via. Vediamo. Vai. Vai, vedi? Guarda. Certo, sembra... una mozzarella così veloce si vede. Sembra che capisca. Vai. Mi sa che Prince è innamorato. Prince è adesso si è svegliato, Prince. Meno male che si è innamorato Prince e non per... È emozionata, la mozzarella è emozionata. Ma è poverina, ma lo capisco, poverina. Ma quanti anni ha? 12 anni, quindi insomma. 12 anni per un giovincello così. È a tempatella. È un toy boy lui, no? Vabbè. Con la mano aperta, sempre. Ricordatevi, dovete sempre essere molto tranquilli con i vostri cani. Vieni, Snoopy. Guarda cosa c'è. Guarda. Quindi non importa, finisce qui questa parte della prova. La direzione è quella di amore. Sta andando da amore. Sta andando d'amore perché è nato un amore. Vai a prendere Snoopy. Snoopy. Voi uscite, amore? Vabbè, parla al cane, eh? I giurati terranno amore, conto di questa passione che ha. C'è una salsiccia qua, c'è un salamino, c'è qualche cosa di buono. Niente, non c'è niente di buono da mangiare. Però devo dire che nessuno ha fatto quello che tu volevi, però. No, nessuno. Erano abbastanza tranquilli. Però i padroni sono stati molto bravi, tutte e due le padrone, mancano 10 secondi, però anche qui finisce la prova. Non hanno superato la prova. Caduto per alzati l'angolo, fantastico, grazie. Ok, scusi, tu mettiti di qua, vieni qua, amore, va di là. Gabriella da questa parte, benissimo. Maria da quell'altra. Ce l'abbiamo fatta. Il parere dei giurati. Allora, Tony, che pensi? Chi ti è piaciuto di più? Credo che... Quale delle due coppie? Ma sono stati altrettanto bravi, penso, perché poi... Ma la direi forse al più piccolino, perché mi sembra... Al più piccolino, quindi... Un voto per amore. Mi pare il voto giusto. Un voto per amore. Il maestro Mazza. Il più piccolo. Per? La più piccola, perché per femmina. Allora, quindi è un altro voto per amore. Amore vince. Io comunque l'avrei dato a Snoopy, perché intanto è innamorato di amore e quindi è stato un po'... Se vogliamo, distratto. Sai, giù, maniaco, c'è il tre volte. Puoi prendere questo maniaco, per favore? È grande tre volte quella piccoletta. Qui ci sono delle cose. No. Non c'era qua. Veramente, alle vie di fatto siamo andati. Ma poi qui davanti a tutti, a mezzogiorno, non si fanno queste cose. Snoopy. Vai dal maniaco. Andiamo. Distraetelo, non c'è nessuno di voi. La natura. Ci sono tutte le lezioni, anche quelle particolari, per amore. Giochi, consigli, suggerimenti. Attenzione che lui sta ricominciando. Ecco, mentre Gabriella, con amore, che probabilmente sarà incinta per quel periodo, tornerà per gli ottavi di finale. Ringraziamo Vieri, col quale ci ritroveremo venerdì prossimo per un'altra puntata di... Dottor Doc, sei... Andiamo al web, Salvatore. Siamo venerdì prossimo, grazie Vieri. Grazie, alla prossima. Alla prossima di Dog Fuck. Buona settimana.